quando io ti ho visto per la prima volta. Quando io ti ho visto. Siamo qui per mostrarvi il bellissimo patrimonio artistico gelato agli occhi tuoi. Sono Rosita Coglio, frequento la seconda D. Io e i miei compagni abbiamo avuto questa splendida opportunità grazie al priore, il capo della fraternità, Savino Cesare. Ci troviamo davanti al quadro Cristo della Samaritana, di epoca XVIII secolo. L'autore è un napoletano e l'olio su tela è del 75%. Questo quadro è intitolato La Crocifissione ed è del 75%. Autore è sempre napoletano, l'olio su tela è del 78%. Ci troviamo sempre in questa pinacoteca. Il quadro alle mie spalle è intitolato San Michele Arcangelo. Esso risale al XVIII secolo. L'autore è napoletano e l'olio su tela è di 100%. Il quadro alle mie spalle è la Sacra Famiglia, risale al XVIII secolo. E l'autore è sempre napoletano e ci troviamo davanti a un olio su tela di 100%. Ci troviamo di fronte al dipinto Cristo e la Patria dell'epoca del XVIII secolo. L'autore è un napoletano e l'olio su tela è 65%. La descrizione di ogni quadro seguirà nelle parti successive. Questo quadro è intitolato Incontro di Sant'Anna e San Gioacchino alla Porta Aurea. È della seconda metà del XVIII secolo, l'autore di Napoli e l'olio su tela è di 75%. Questo quadro è intitolato Cristo caccia i mercanti da Ottenere, è dell'epoca del XVIII secolo, l'autore è un napoletano e l'olio su tela è 77%. Questi due quadri della deposizione questo è il quadro intitolato San Paolo e della prima metà del XVIII secolo, l'autore è di Napoli e l'olio su tela è 45%. Il nostro progetto nasce sullo studio delle pinacoteche. La pinacoteca nell'antica Grecia indicava il luogo in cui venivano conservate, tutelate le opere d'arte dipinte e per lo più immagini sacre di divinità. Nella nostra cittadina la chiesa di Sant'Antonio Abate ne è un esempio. Questa pinacoteca è patrimonio artistico poco conosciuto e poco considerato, ma di immenso valore. Il progetto ha lo scopo di aumentare la fruizione nel nostro paesino. La fruizione è la disponibilità o godimento di un bene, di una facoltà. Più genericamente il consumo di un prodotto o la possibilità di accesso e di partecipazione ai beni della cultura e dell'arte nella loro varie realizzazioni e manifestazioni.